Immagini in bianco e nero perché quella di Madiba è storia lunga. Madiba, prima ancora Nelson, per togliergli di dosso quel soprannome datogli dal padre, Rolly Lala, tradotto attaccabrighe, soprannome che ne tradì l'animo e lo fece diventare leader. Leader da prigioniero, leader da uomo libero, leader di un sogno, l'Africa pacificata e democratica che lo ha portato dinanzi a chiunque negli ultimi 20 anni, dai bambini del suo villaggio natale ai potenti della terra, lui primo presidente nero del Sudafrica felice davanti al primo presidente nero d'America. Rolly Lala, Nelson, Madiba, scegliete voi, immagini dell'uomo convinto che per lui in paradiso non ci fosse posto, ma che ne ha trovato per la sua gente, battendo l'apartheid, arrivando a stringere il premio Nobel per la pace tra le mani, diffondeva voglia di libertà sua e del suo popolo. C'erano molti bianchi ad accoglierlo da uomo libero 19 anni fa, quando uscì dalla galera. Mandela, ogni paese affronta le sue sfide, dice, la nostra si chiama lotta alla povertà, alla mancanza di educazione. Siamo contro la violenza in Iraq, contro quel che accade in Darfur, contro quel che affligge tutti i fratelli africani nei loro paesi. Un giorno è voluto tornare a Robben Island, in quella cella dove ha passato 27 anni della sua vita e da cui è uscito vivo. Poi ecco le tante immagini a colori dei compleanni, dei raduni oceanici, quel sorriso disarmante, la stanchezza nello sguardo e nelle gambe, sempre più evidente nei tempi recenti. Resterà tutto in nome di Nelson Mandela, tutto incorniciato attorno a quella parola, Amandla, che sembra solo un nome di donna, ma che significa libertà. Nelson Mandela! After nearly 90 years of life. Dopo 90 anni di vita, c'è bisogno di nuove mani, disse, le vostre mani.